Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché da Iroha ci sono le free pull. E quindi, essendoci le free pull, le voglio fare insieme. Anche perché c'è una bellissima novità che investe in questo caso la versione giapponese del gioco, ovvero dopo l'acquisizione o comunque il completamento del terzo atto, quindi dell'atto 3, avremo la possibilità tramite le Choco Board di ottenere un nuovo tipo di oggetto, ovvero lo stemma della luce, tecnicamente, dove, come potete vedere dall'immagine, abbiamo Warrior of Light e Onion Knight messi insieme, che stanno a simboleggiare la chiusura di questo terzo capitolo e che ci consentiranno addirittura, tramite lo shop, o per meglio dire l'exchange shop, per così dire, di ottenere addirittura un'arma LD in generale, tra quelle che ovviamente già esistono, quindi tra le armi LD vecchie. Infatti, come potete vedere, abbiamo la possibilità di scambiare lo stemma della luce, chiamato così, per ottenere appunto un'arma LD tra l'elenco di quelle che appunto sono disponibili fino a questo momento all'interno del gioco. Io ovviamente le ho tutte per il momento tranne Lyle, quindi potrei effettivamente chiudere e terminare il meme di Lyle, forse, perché non sono sicuro se questo shop effettivamente avrà una scadenza oppure no, perché se non avrà una scadenza potrei conservare lo stem LD per prendere un'arma LD in futuro. Anche se in realtà, come potete vedere, non sono esattamente tutte le armi LD del gioco, ma sono le armi LD dei vari personaggi protagonisti o comunque in generale dei personaggi che hanno un ruolo più di spicco all'interno della storia di Dissidia. Quindi non saprei se effettivamente, ma credo che comunque resterà così e non verrà aggiornato questo shop, per cui effettivamente potrei prendere Lyle e chiudere così il meme, anche perché non ha una scadenza, non ha un limite, però non credo che verrà per l'appunto aggiornato. Detto questo, Iroha e Onion Knight Showcase, reso disponibile già da questa notte. Onion Knight, che ha preso un rework un po' così e così per quanto riguarda appunto la sua arma BT, mi sarei immaginato un rework un po' più corposo, però se a questo punto sono abbastanza preoccupato, perché se i rework sono così, che comunque non hanno una sorta di cambiamento in generale per quanto riguarda l'attacco e per quanto riguarda anche proprio l'effetto dei buff eccetera eccetera, non so effettivamente come poter interpretare. È finita la campagna del Banner All Stars, quindi finite le free multi sul Banner All Stars, che per l'appunto consentivano di ottenere tutte le armi presenti all'interno del gioco, comprese le Force, anche dei personaggi diciamo precedenti fino appunto alla realizzazione di Yuna. Banner che invece adesso, come potete vedere, presenta due Force, quindi stiamo iniziando probabilmente ad entrare nel meta, o comunque ad entrare nella fase dove per l'appunto avremo le doppie Force. Il primo banner con la BT di Iroha come protagonista, dato che per l'appunto è la nuova arma BT che può essere realizzata ovviamente in Burst Blast, e successivamente il banner invece con la BT di Onion, però entrambe le Force, sia di Onion Knight che di Iroha. Quindi abbiamo qua la possibilità di prendere le due armi nuove, qui invece soltanto la Force di Onion, dato che appunto la sua BT è un'arma vecchia, quindi è un'arma che già abbiamo avuto. Io faccio il free ticket su Beatrix, perché mi piacerebbe effettivamente avere la sua Force, ma ovviamente sti cazzi. E dopodiché andiamo prima da Onion, dato che comunque di lui ho già tutto, cioè solo la Force mi mancherebbe. E ecco, lo sapevo che succedeva una cosa del genere. Sarebbe stato figo se fosse stato il banner di Iroha e quindi ottenere la BT di Iroha. Chissà se mi sono mangiato la BT di Iroha per fare questa cosa. Sarebbe stato figo prendere la BT dalla free, anche perché non so se farla verde. Ha un effetto particolare e secondo me anche molto buono, addirittura l'LD. Vabbè. Onion Knight, che comunque io già possedevo con la Burst, quindi non c'è niente di nuovo in questo caso.
Va bene, andiamo dall'altro lato. Di Roa tecnicamente ho già la Force, quindi qua effettivamente mi servirebbe la sua BT al contrario. Quindi Onion mi ha fatto uscire la Onion mi ha fatto uscire la BT, mentre invece la nostra Iroa probabilmente non mi fa uscire nulla. Non so se ancora prenderla coi token, sinceramente parlando, perché in realtà, cioè, è una buona BT, ha anche una buona Force, in realtà Iroa, se devo essere onesto, però non sono molto propenso nell'investirci i token. Non sono molto propenso nell'investire i token perché comunque non mi piace fondamentalmente come PG in generale, quindi sono un po' restio dal tirare i token, anche se effettivamente sarebbe in questo caso la scelta più logica, anche se in realtà, essendoci anche la Force di Onion Knight inclusa nel banner, potrei effettivamente andare di gem e tentare di prendere praticamente tutto insieme, che non sarebbe neanche tanto, tanto malvagio. Butto questi 15 ticket per il meme, così stasera ovviamente in live su Twitch non tireremo ticket, dovrò soltanto valutare la cosa di utilizzare i token o meno, perché non so effettivamente se utilizzare i token o meno, sono molto indeciso. Vorrei avere le percentuali sotto mano di Roa per quanto riguarda in generale tutto, ma ancora non le ho. E ancora i ragazzi non me le hanno mandate, quindi spero che entro stasera io possa avere appunto le percentuali in generale di Roa, come funziona e come non funziona, oltre ovviamente al buff della BT che aumentando a stack consente di fare danno aggiuntivo in base all'int breve di Roa moltiplicata poi per le varie percentuali, che dovrebbero partire dal 40 e arrivare al 100% addirittura con i 4 stack, quindi dovrebbe essere abbastanza interessante come effetto in generale, quindi potrebbe effettivamente Iroa essere una perfetta diciamo batteria per personaggi che vogliono in un qualche modo utilizzare la rotazione BT, dato che con lei puoi fare la BT, poi utilizzare la Force e successivamente tramite un altro personaggio fare tutta la rotazione BT completa, sfruttando appunto l'effetto della BT di Roa e della Force di Roa. Quindi Iroa potrebbe tranquillamente essere considerata come Jolly, un vero e proprio Jolly per quanto riguarda il team in generale, perché permetterebbe in teoria a tutti quanti di funzionare bene. Quindi questa secondo me potrebbe essere veramente una buona occasione, solo che io, non avendo bisogno di un Jolly, perché comunque io i team fortunatamente ce li ho, i personaggi comunque fortunatamente ce li ho, non ho bisogno di sfruttare un Jolly come Roa, però effettivamente pensando dall'altro lato potrebbe sempre tornare comodo, potrebbe sempre tornare utile. Quindi vediamo se durante la giornata avrò la possibilità di avere le percentuali di Roa, vedere come funziona un pochettino Roa e poi deciderò magari in live stasera insieme a voi se effettivamente utilizzare i tokens oppure andare di gemme per prendere anche magari ipoteticamente la Force di Onion Knight. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto questa sera ovviamente in live su Twitch, quindi ore 21 facciamo il capitolo finale dell'atto 3, andiamo a chiudere questo cerchio e prepariamoci per quella che sarà ovviamente la nuova era. Quindi a stasera e bye bye!